Adesso un piccolo tutorial su come sommare delle immagini riprese in live stacking con SharkUp Pro. L'idea è che noi abbiamo fatto delle riprese, per esempio qui abbiamo una galassia, la NGC 3344. Vediamo come è fatta la galassia, che è questa. È una galassia abbastanza difficile perché è poco luminosa e piccolina. Quindi diciamo abbiamo questa cosa e io ho fatto queste riprese. Quindi ho fatto il live stacking con SharkUp. Ho fatto tre riprese da 5 minuti l'una. SharkUp mi salva i tre stack in formato 16 bit, gli stessi tre stack in formato 32 bit e nella cartella processed ho le tre fotografie in formato PNG già salvate. Questa adesso ne prendiamo una e vediamo che questo è uno scatto di 300 secondi. Questo è il secondo e questo è il terzo. Allora, noi metteremo insieme queste tre fotografie sommandole, ottenendo quindi l'equivalente di una singola posa, somma di tre pose da 300 secondi. Quindi per un totale di, ognuna è di 5 minuti, quindi per un totale di 15 minuti. E come facciamo questa cosa? Lo facciamo con SharkUp, che adesso apriamo. Vediamo, non ci serve. Abbiamo SharkUp, la cartella era questa NGC 3344 ALP, quindi riapriamo SharkUp. Non apro nessuna camera, ma nel menu camere apro una camera particolare che è preinstallata dentro SharkUp, che si chiama Folder Monitor Camera. Questa folder monitor camera in pratica SharkUp controlla una cartella del disco e somma le fotografie che trova nella cartella, come se le facesse la telecamera, quindi anziché aspettare 5 minuti per ogni foto nuova ce le avete già pronte, salvate. Quindi apro il folder monitor camera, in automatico mi apre una cartella e posso fare col pulsante browse. Seleziona cartella, adesso mi fa vedere questa perché l'ho già aperta prima, quindi mi ripropone la precedente. E posso selezionare i fit oppure, per esempio, già le immagini già processate da SharkUp. Questa è la salvata automaticamente ogni 5 minuti. Quindi io seleziono la prima semplicemente e premo il pulsante All PNG Files. PNG perché questi sono dei PNG. Se io avevo selezionato la cartella sopra e cliccato su Fits avrebbe fatto All Fits File. Quindi torniamo nella cartella Processed, seleziono il primo e premo All PNG File. A questo punto qua mi ritrovo caricata la prima fotografia delle tre. Qui ci ricorda qual è la cartella su cui stiamo lavorando e quante fotografie ha trovato. A questo punto noi attiviamo il Live Stack come se fosse una ripresa dal vivo, né più né meno. E dobbiamo assicurarci che sia spuntata la casella Align Frames. Se questa non è spuntata, non fa la sua. A questo punto semplicemente premo la freccia nera che processa tutti i frame, però la prima l'ha già caricata, quindi la prima non conterà, quindi ne caricherà solo due. Quindi qua vedremo che il conteggio diventerà due. Questa è la prima. Ritorniamo indietro, ne ha sommata, eccola qua, è arrivata la seconda. Torno indietro, quindi rifaccio un rewind e faccio il replay delle frame. E a questo punto, 1, 2, 3, lui mi sommerà i vari frame. Gli dobbiamo dare un attimo che reagisca. E a questo punto abbiamo questa foto che è la somma delle fotografie. In maniera del tutto analoga a quando facciamo il live stacking, questi cursori rappresentano lo stretch dell'immagine, quindi noi possiamo regolarla e a questo punto possiamo con il pulsante Save selezionare Save exactly as seen, cioè esattamente come la vedo, e lui me lo salverà qua dentro, quindi nella C User Carlo Desktop Shortcut Capture. Quindi premo il pulsante e qua dentro clicco qua e mi trovo il file appena salvato, che è questo. E questo è il file somma dei tre scatti da 300 secondi, ognuno composto da singoli scatti di 10 secondi. Ecco fatto.
Questa immagine, un PNG, la possiamo poi lavorare con qualunque altro programma di fotoritocco. Bene, spero vi sia piaciuto. Quindi vi ricordo camera, folder monitor camera. Quando avete finito, chiudete il live stack. Anzi, prima di chiuderlo, fate clear per sicurezza. Chiudete il live stack e chiudiamo Shortcut. E questo è tutto.